Grazie Francesca, buonasera a tutti. Io devo ringraziarti per queste maratone che tu stai organizzando periodicamente e che in effetti stanno aiutando un po' gli operatori del sociale a far conoscere quelli che sono i meandri di tutta questa vicenda, che non è mai abbastanza conosciuta, anche perché sono tantissimi gli attori e quindi ci sono pareri, punti di vista, opinioni, proposte di legge che per fortuna a volte vanno a finire nel macero. Quindi c'è un gran da fare su questo tema e la possibilità, come abbiamo fatto in questi ultimi mesi, di approfondire in effetti con anche dei prestigiosi esperti, ha dato un po' la possibilità di saperne di più, anche se non abbastanza. In effetti noi ci dovremmo sempre muovere su due canali fondamentali. Uno è l'aiuto alle persone ora e subito, perché queste mamme, questi papà, queste famiglie che si rivolgono a noi, mentre noi ragioniamo della riforma, della legge, del sistema, di come dovrebbe essere, di quanti impedimenti che abbiamo nel fare quello che vorremmo fare, bene, questi genitori continuano ad essere loro alienati dal sistema e i bambini a soffrire quello che ormai ho definito uno shock del dolore. Cioè, questo aspetto viene assolutamente sottovalutato. Io oggi ho preparato un po' di documenti tratti proprio dai fascicoli. Allora, io faccio, sì, sono il presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, ma faccio il consulente forense, cioè sono quel CTP di cui si è parlato tanto questa sera, non un CTU, cioè non sono il fiduciario del giudice, sono quel perito, quel consulente di parte che sostiene quelle persone che altrimenti vanno a finire in guerra da soli. Ecco, questo dovrebbe essere il ruolo effettivo del consulente di parte. E su questo, datemi 30 secondi per fare proprio un inciso. Molti consulenti di parte hanno paura, vivono una condizione in cui devono in qualche modo, colludere a volte con tutto il sistema. C'è una questione anche di garantirsi un riciclo e quant'altro. Il lavoro del consulente tecnico di parte è davvero un lavoro in trincea, che deve essere un lavoro onesto, deve essere fatto da persone che siano veramente preparate e dalla parte delle famiglie che non devono essere aiutate. Non si difende mai la propria posizione o una posizione, si difende il bambino e il genitore vittima o la famiglia vittima. Questo è il lavoro, essere in guerra e non avere paura di scrivere che la CTU ha sbagliato, che ha fatto una domanda che non doveva fare, che ha impedito alla madre o al padre di parlare. Questo bisogna dirlo, perché quando si parla di tutto questo sistema e si nomina la filiera, io sono felice, ringrazio la garante Falivene per avere citato uno degli studi su cui tra l'altro ci siamo anche confrontate diverse volte, no? Sulla filiera psichiatrica. La filiera psichiatrica altro non è che quell'insieme di autorità, di enti, di istituzioni e norme che stanno tenendo cristallizzata questa condizione. Noi parliamo di assistenti sociali, ma io voglio ricordare che in questa filiera ci sono, vi faccio un bel elenco, ci sono gli educatori domiciliari, ci sono i curatori speciali, ci sono gli amministratori di sostegno, ci sono quegli operatori delle case famiglia che fanno relazioni che non dovrebbero fare, ma non perché non sono, non solo perché non sono preposti a farlo, ma Dio santo, ma se un bambino è allontanato dalla famiglia, che poi allontanato non mi piace come espressione, dobbiamo usare la parola giusta, è strappato dalla famiglia e viene messo in una struttura che sono tutte ad alto contenimento. Io li chiamo manicomi per bambini,
Non mi dite che esagero, perché dopo 40 anni vorrei, di lavoro in questo settore, vorrei anche avere la libertà di definirli per quello che sono e per quello che ho visto in questi anni. E dicevo, ma un operatore che guadagna, come diceva Francesca prima, o meglio la struttura che guadagna da 100 a 400 euro al giorno per ogni bambino, ma scusate, ma voi l'avete mai visto? Un operatore o una comunità che scrive il bambino qui sta male, deve tornare a casa o deve... Cioè, io non mi è mai capitato, io lavoro con i fascicoli. Il mio lavoro è leggere centinaia e centinaia e centinaia di carte che ci sono in questi fascicoli. Non mi è mai capitato una volta di trovare un operatore di comunità che abbia scritto sto bambino qui sta male, portiamolo a casa. Sempre questa filiera all'interno di quello che io chiamo e che è così l'allontanamento secondario. Voi sapete la vittimizzazione secondaria, no? Delle mamme che sono vittime o del papà, insomma, di chi è vittima di un genitore o di un coniuge maltrattante in un procedimento, continuando a non essere creduta dalle istituzioni, la facciamo brevissima, siamo di fronte a una cosa che si chiama vittimizzazione secondaria. Bene, nei confronti dei bambini si opera qualcosa che è l'allontanamento secondario, cioè per tutte le ragioni che ormai conosciamo, il bambino viene preso e viene strappato a tutti i suoi affetti. E lì incomincia quella forma di reset che è l'allontanamento secondario. Allora, dopo i primi colloqui e i primi incontri e le prime telefonate, improvvisamente accade qualcosa. E non solo quando il bambino è collocato in comunità, anche quando il bambino sta presso l'altro genitore. Allora si attiva quel processo di ulteriore allontanamento. Il genitore viene giudicato manipolatorio, manipolativo, pertanto si incominciano a diminuire gli incontri. Le videochiamate, le chiamate si diradano fino a che il genitore, quel bambino lì, non lo vede più. Non lo vede più. E sulla base di che cosa? Di una valutazione fatta dagli osservatori. E chi sono questi osservatori? Non sono sempre gli assistenti sociali. Io qui non parteggio e non voglio attaccare nessuna categoria in modo particolare, anche se qualcuna dovrebbe essere completamente rivista nei suoi piani di studio, nelle procedure, ma non è questa la sede. Queste relazioni che consentono l'allontanamento secondario viene fatto da altri. Viene fatti dagli operatori psicosociali delle strutture, viene fatta dagli educatori domiciliari, anche loro bravissime persone, bravi studiosi e quello che volete. Ma se la filiera per mantenersi in piedi ha bisogno di passarsi il cliente, perché questo accade nella filiera, ci si passa il cliente, si passa dal servizio sociale, poi il servizio sociale demanda l'educatore domiciliare, l'educativa domiciliare demanda al centro per la famiglia dove devono andare a fare i test e le valutazioni, dal centro per la famiglia devono, se parte una CTU, ahinoi, ci sono tutta un'altra serie di soggetti e nella casa famiglia dove ci saranno gli operatori, lo psicologo, il sociologo, l'assistente sociale, l'educatore all'interno della casa famiglia. Queste figure, compreso CTU e CTP, si alimentano a vicenda. Se non c'è l'uno, non c'è l'altro. E allora i posti letto, come ho sempre detto, devono essere occupati. Si crea questo cliente che si passa da operatore ad operatore, si crea abilmente. Perché? Perché è quel sistema economico. Sì, noi abbiamo detto.
è una questione di business, ma è questo il business. Il business è all'interno di questa filiera che se lo deve tenere caldo caldo quel bambino o quella bambina, che se non c'è quel bambino perde quell'affare milionario. E quindi tra di loro tutta la filiera si mantiene, si tutela, ma avete mai letto nei fascicoli che cosa scrivono i curatori speciali? Noi abbiamo curatori speciali che denunciano i genitori, cioè abbiamo delle situazioni che sono davvero paradossali e si arriva a che cosa? Alla riprogrammazione del bambino e del genitore. O ti adatti a questo sistema, altrimenti rimani un deprivato. Questo è quello che accade a quel bambino. Io penso che non si sia mai fatto ancora, e io per prima mi assumo la responsabilità di questo, non si sia ancora fatto comprendere profondamente qual è lo shock che prova un bambino nell'essere preso, privato di tutto e deportato da qualche altra parte. Questo è uno shock, è come se fosse un elettroshock ed è basato sul dolore e il bambino si deve adeguare a quel sistema, fino a colludere a volte con lo stesso sistema. E se non si adegua al sistema, sarà punito, vivrà una condizione terribile, vivrà una condizione di minacce, è quello che leggiamo tutti i giorni. Da quello che ci dicono i genitori, da quello che mi dicono le famiglie che aiuto, da quello che leggo nei fascicoli. Ma lo sanno, cioè è risaputo che nelle comunità accade di tutto, di tutto. Mi dispiace che in piattaforma ci siano delle mamme e so quanto possa essere doloroso per queste mamme ascoltare ancora una volta, sentire parole che possono essere conferma dei loro sospetti. Noi speriamo sempre di riportarli a casa quanto prima questi bambini, perché questo dolore possa avere fine. Ma in queste comunità succede di tutto, poi i bambini si alleano tra di loro, ci sono fatti sessuali, fatti che hanno a che fare con l'alimentazione, con la cura. La situazione è grave e richiede coraggiosamente e con forza delle posizioni rigide, dure, politiche e soprattutto urgenti. Non ci sono solo le valutazioni, io vi voglio leggere qualche cosa, come vi stavo dicendo, così velocemente poi vado a conclusione. No, quello che succede è proprio questa idea della manipolazione anche a distanza. Cioè il genitore allontanato dal bambino, il bambino allontanato dal genitore, viene considerato praticamente un soggetto bionico, cioè pure a distanza continua a condizionare, a manipolare il proprio figlio. Io vi voglio leggere, l'ho già fatto qualche giorno fa, però non abbiamo potuto concludere. Allora io vi voglio leggere alcune domande che i genitori, sono domande solitamente, i genitori pongono nei colloqui protetti. Cioè il genitore va in un centro protetto a fare la telefonata al proprio figlio che a sua volta è in un altro centro protetto. Io vi leggo le domande che hanno posto i genitori e qual è stata l'interpretazione scritta nella relazione che è andata al giudice che ha decretato che quella mamma non doveva più parlare col bambino. Penso che siano le stesse domande più o meno che facciamo noi ai nostri figli a casa, sono quelle più o meno che fa pure Francesca al figlio di 27 anni e pure io ai miei. Ecco, ascoltate bene queste domande. Amore, come stai? Hai un livido sul braccio, hai litigato con qualcuno, come ti sei fatto male? Hai mangiato? Che hai mangiato? Che ti piace mangiare? Che ti danno qui da mangiare? Che hai mangiato a colazione? Hai visto la televisione? Ah, non hai la televisione, ma hai il computer?
Ah, avete videogiochi, avete giochi per giocare. Va bene, senti, ti saluta tuo cugino. E guarda, ho portato il cagnolino, la mamma prende il cagnolino, ho portato il cagnolino per fartelo vedere così lo puoi salutare. Ti hanno dato i regali per il tuo compleanno? Ti sono piaciuti? Il bambino risponde e dopo un po' chiede alla mamma: Mamma, ma quando torniamo a casa? Quando vengo a casa con te? Quando andiamo a mangiare il gelato insieme? Questo lo dicono sia i bambini in Bielorussia, lo dicono i bambini in Italia, lo dicono quelli che stanno a casa che vedono la mamma o il papà in videochiamata. E quella è la domanda che mai un bambino dovrebbe porre. Quando il bambino chiede al genitore: Quando mi porti a casa? Il panico del genitore. Perché? Perché quella è la risposta terribile. Se dici ti porto quanto prima, mi sto impegnando per portarti quanto prima, hai finito di vedere, di parlare con tuo figlio. Se dici non lo so, devi stare un po' qui, sperando di tenersi buono l'educatore che osserva il colloquio, il bambino si sentirà sempre più abbandonato e il genitore lo sa, il genitore non sa che dire a quel punto e va nel panico e quindi blatera qualcosa. Quella telefonata con quelle domande sono le stesse che noi facciamo ai nostri figli tutti i giorni, e immagino che le fareste anche voi. Nella relazione relativa a quel colloquio leggiamo: colloquio interrogatorio in cui la mamma indaga se il bambino fosse stato picchiato in comunità. È come se ci fossero delle ritualità, come se si mantenesse un nucleo esclusivo, sospettosità che contrasta con il clima di collaborazione, manca la trasparenza. Bene, questo è quello che viene scritto. Allora, i genitori la devono mantenere la ritualità perché è un senso di appartenenza. Devono tenere quel nucleo esclusivo perché quello rende più forte il bambino. E il clima di collaborazione chi lo deve tenere? Lo deve tenere il genitore, lo deve tenere con la CTU, lo deve tenere con gli operatori sempre. E da chi manca la trasparenza? Dal genitore o da chi falsifica le relazioni? Perché quella è l'interpretazione, è una relazione, ma è l'interpretazione di un fatto. Si parlava prima con l'avvocato Moscavallo e con la dottoressa Falivene, anche la dottoressa Sansoni, credo. Si parlava, si è puntualizzato sull'accertamento e vado a finire. Ma l'accertamento è dato da queste relazioni che non devono essere fatte passare mai. Quando ci sono relazioni false, io invito sempre a raccogliere le prove ovunque le abbiate messe quelle prove, tiratele fuori e fatele valere, perché nel vostro fascicolo, anche se nessuno la leggerà, la vostra risposta alla relazione falsa, ci sarà un momento in cui quel fascicolo sarà esaminato. E mentre facciamo tutto questo, bene, io ho creato una proposta di legge che aiuta le famiglie a casa loro. Nel mio istituto noi aiutiamo le famiglie a casa loro, dando la disponibilità sempre ad accogliere famiglie, ragazzi di qualunque nazionalità e in qualunque situazione, perché siamo convinti che c'è sempre qualcosa che è possibile fare in collaborazione con le istituzioni, in rete con gli attori che realmente vogliono intervenire al riguardo, perché noi dobbiamo lavorare
con le famiglie, all'interno delle famiglie, soprattutto rimettere i bambini laddove hanno bisogno di fare. Io mi fermo qui, è chiaro che ci sarebbe tantissimo ancora da dire, da fare, da sottolineare, ma insomma, con le maratone che organizza Francesca e anche qui vedo altre associazioni, altri comitati, vedo Rosaria Battaglia della Penta, vedo Paolo Roa dell'Ufficio, insomma, altre associazioni presenti, io credo che continueremo a fare questa lotta perché siamo in guerra e non soltanto la guerra dell'Ucraina e della Russia, siamo noi in guerra tutti i giorni. Grazie.